Come ogni anno, durante le feste di Natale o di Capodanno, può capitare che durante i ricchi menù delle giornate possa avanzare il tradizionale dolce del momento, il pandoro o il panettone. In questi casi la cosa migliore non è buttarlo o lasciarlo in disparte, ma reinventarlo e portarlo in tavola con una nuova veste. Con l'arte del riciclo in cucina tutto si salva e niente si butta. Ed ecco la ricetta semplice che tutti possono preparare con il pandoro o il panettone avanzato. In questo caso una cosa molto facile, molto semplice. Io ho una crema chantilly, quindi crema e panna. Però potete aromatizzarla con del limoncello, con il mascarpone, con lo zabob, con un marsala. Quindi potete dargli un sapore, quello che preferite. Quindi una cosa per differenziarla, diciamo, potete dargli un aroma alcolico del limoncello, che è molto buono, oppure altre cose a vostro piacere. Il panettone e il pandoro, io in questo caso li ho fatti a cubetti, perché è carino anche poi la composizione. Però potete farla anche a fette. A fette chiaramente poi quando andate a mangiarla è più difficile tagliarlo. Quindi a cubetti rimane anche bello e comodo da mangiare. Lo mettete sopra la crema, molto molto semplicemente. Se li avete entrambi è anche meglio, piuttosto che solo pandoro o solo panettone. In questo caso io ho una crema, diciamo, una composta di susine, però se avete dei frutti di bosco, se avete della Nutella, se avete qualsiasi cosa, la mettete sopra, così, e poi un classico zucchero a velo, che tanto nel panettone, nel pandoro, lo trovate, diventa una cosa carina e vi garantisco che è molto buona. On your own front.